Come ANFC se l'abbiamo chiesto di accelerare i lavori delle trattative, è importante andare a siglare un contratto per 1,5 milioni di lavoratori nella scuola, sono gli unici esclusi assieme a quelli delle università, ricerche e AFAM, e partiremo proprio dai prossimi incontri dalla revisione del profilo professionale del personale amministrativo, in particolar modo del personale ATA, con dei livelli che sono fermi da 40 anni. Ad oggi, livelli professionali, ruoli che riguardano anche la figura del DSGA, ruoli che devono trovare una spiegazione anche per tutti quei profili professionali come gli assistenti che fanno il facenti funzione come DSGA, sono più di 2.000 ormai in una scuola su quattro, ma anche per quei profili professionali che riguardano anche la posizione economica, quei passaggi verticali che sono stati bloccati. Quindi è importante ripartire da queste figure professionali per dare dignità anche al personale ATA, senza il quale, senza il personale amministrativo, la scuola dell'autonomia non può andare avanti.